Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi costruiremo insieme dei fermapersiane automatici che bloccano e sbloccano le persiane semplicemente schiacciando un pulsante. Questi fermapersiane possono essere molto utili per le imposte montate su muri molto spessi, dove quindi è necessario sporgersi molto dalla finestra per bloccare le persiane con la classica levetta. Con questi fermapersiane automatici risolveremo questo problema, perché una volta aperte le persiane ci basterà schiacciare un pulsante per bloccarle ed evitare che il vento le faccia chiudere. Dopo questa breve introduzione, iniziamo! Io non avevo altre finestre con le imposte, quindi monterò i fermapersiane sulle persiane del balcone, dove però è abbastanza inutile, ma è comunque un bell'oggettino tecnologico. Ma andiamo con ordine. Questi sono i fermapersiane delle mie imposte. La mia idea è di metterci sopra un piccolo servomotore che farà muovere un'asticella che poi bloccherà l'imposta. Ho iniziato misurando i fermapersiane, per poi tagliare un pezzo di compensato che farà da base per il motore. Una volta tagliato questo, ho fatto un altro pezzo per rialzare un po' il servomotore. Ho fissato il motore alla base con un pezzo di nastro biadesivo e una fascetta. Poi ho tagliato un pezzo di legno lungo circa 10 cm, che ho attaccato con una cerniera all'incavo che avevo fatto prima nella base. Poi ho messo un occhiello sull'asticella, ma dopo scopriremo che la posizione in cui l'ho messo era totalmente sbagliata. Ecco il pezzo quasi finito, manca solo il filo di ferro che unirà il braccio del servomotore e l'asticella, ma quello lo dobbiamo mettere dopo quando l'elettronica sarà pronta. Ovviamente ho fatto due fermapersiane visto che ho due imposte e per far comparire il secondo basta schioccare le dita. Ora passiamo all'elettronica. I motori saranno controllati dal nostro amico Arduino, che verrà montato in una scatoletta di quelle per le prese. Per far uscire dalla scatoletta la porta USB dell'Arduino, ho fatto un foro nella parete della scatola. Poi ho fissato l'Arduino alla scatola con due bulloni. Per montare i LED e il pulsante ho tagliato un pezzo di plastica e ci ho fatto tre fori. Ho infilato questo pannellino nel coperchio della scatoletta e l'ho fissato con qualche goccia di colla a caldo. Poi ho montato il pulsante nel foro più grande. Ho saldato due cavi a ciascuno dei LED, mettendo una resistenza da 330 ohm sul positivo e poi li ho montati al loro posto. Per
Per collegare l'elettronica ai due motori ho tagliato due spezzoni di cavo, composti da tre cavi. Per far entrare i cavi nella scatolina ho montato un passacavo e ci ho infilato una delle estremità dei due cavi. Ho iniziato a saldare i cavi dei LED, del pulsante e dei motori al connettore che si collegherà all'Arduino. Ad un altro connettore ho saldato il positivo e il negativo, che alimenteranno tutto. Comunque vi ricordo che come sempre trovate lo schema elettrico completo in descrizione. Ecco tutti i collegamenti finiti. Come avete visto sono molto pochi e si fanno in una mezz'ora. Ora chiudiamo il coperchio della scatoletta con le sue viti. Come ultima cosa ho saldato ai due cavi due connettori per i servomotori. Ho caricato sull'Arduino il programma che ho scritto e che ora vi spiegherò brevemente. Funziona con la libreria servo.h che serve per controllare i servomotori. Quando premo il pulsante, se la variabile stato è falsa, fa ruotare i due motori del valore salvato nelle loro variabili e mette la variabile vera. Se la variabile è vera e premo il pulsante, fa ruotare i motori del valore salvato nelle variabili per la chiusura e mette la variabile falsa. Comunque vi lascio tutto il programma che ho fatto per l'Arduino in descrizione. Una volta caricato il programma ho collegato i servomotori ai cavi e qui sono iniziati i problemi perché quando premevo il pulsante i motori dovevano muoversi entrambi per aprire o per chiudere i fermapersiane. Dopo un po' di aggiustamenti ci sono riuscito e i motori vanno nelle direzioni giuste. Per legare il braccio del motore all'occhiello che abbiamo messo prima userò del filo di ferro abbastanza sottile. Qui sono arrivati altri problemi, perché quando deve abbassarsi si abbassa nella posizione giusta, mentre quando deve alzarsi non forma un angolo retto ma si ferma prima. Per risolvere questo problema ho dovuto regolare il braccio del motore, perché una delle due posizioni fosse a zero e ho dovuto spostare l'occhiello più vicino al motore. Alla fine funziona, e anche piuttosto bene. Premo il pulsante e si abbassano, lo premo ancora e si alzano, e i LED mi indicano se sono alzati o abbassati. Ora andiamo a montare tutto sul balcone. Per montare i nuovi fermapersiane su quelli esistenti userò delle fascette, e per questo ho fatto dei fori nella base di legno. Ecco il fermapersiane montato, ed ecco anche l'altro. La centralina l'attaccherò al vetro della finestra con una ventosa. Poi ho steso i cavi che partono dalla centralina e li ho collegati ai motori. Per alimentare il tutto userò un classico alimentatore USB, che ho collegato alla porta USB dell'Arduino. E funziona! Se premo il pulsante, i due fermapersiane bloccano le imposte, e se lo premo ancora, tornano su e le sbloccano, e devo dire che il meccanismo funziona anche piuttosto bene. Sicuramente a questo progetto manca un qualcosa per proteggere i motori dalla pioggia, e se avete qualche idea scrivetela nei commenti. Quindi questo video si conclude qui, se avete idee per migliorare questo progetto scrivetele in un commento. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi e se volete seguitemi anche su Instagram. Ciao e alla prossima con un nuovo video!